Regala alla tua azienda un sito capace di comunicare. Chiamaci. Class action. Le azioni collettive segnano il passo. Le associazioni dei consumatori ricevono oggi una notizia che di positivo non ha nulla. La possibilità di intentare azioni collettive per la difesa dei propri diritti di consumatori viene rimandata al 2009. È stato il ministro Scajola a comunicare la notizia. L'entrata in vigore della legge che consente azioni risarcitorie a tutela dei diritti dei consumatori era stata prevista dalla finanziaria 2008. Dopo un lungo periodo di confronti, discussioni, proposte ed osservazioni da parte di associazioni e persino dei sindacati, che avevano prodotto la stesura di una normativa che alla fine aveva accontentato un po' tutti. Adesso però il ministro Scajola puntualizza che le azioni collettive sono senz'altro un qualcosa che al consumatore è dovuta, ma così come si presenta oggi la normativa di riferimento, l'efficacia di tali azioni non sarebbero per nulla efficaci e non produrrebbero gli effetti che il legislatore avrebbe voluto. Si tratta allora di riconsiderare la normativa e di revisionarla profondamente per renderla efficace e quindi in grado di tutelare i diritti dei consumatori in maniera concreta e certa. La data in cui si avrà la possibilità di avviare azioni collettive sembra essere quella di gennaio 2009. Staremo a vedere.